benvenuti in un nuovo video di Yoshi. Non belli. Ciao a tutti. Oggi è un'altra puntata di caffè. Oggi proveremo questo caffè. È lui, Yanaka Coffee. Zan 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 zan. Come sarà? Ok, ci siamo. Ci siamo. Siamo davanti al caffè. Tu sei pronto per un caffè? Io sono pronto. Questo caffè mi è piaciuto tanto già una volta che sono andato. Ok, dai. Allora, lui ci è andato. E ha detto che era buono. Era molto buono. Io non ci sono mai andata. E non so se è buono. Quindi, dato che qui la più picchi sono io, vediamo se effettivamente Giuseppe ha ragione. E se mi ricordo bene. E se si ricorda bene. Vai. Tra 3, 2, 1. Questo locale propone blend coffee, latte, honey latte e basta. Si chiama Yanaka qualcosa a te. Belli ha preso Hachimitsu Cafe All Art Hachimitsu Mirko Kohi. Io ho preso Brand Coffee. Ci siamo. Io ho il caffè latte al miele e lui ha il blend caffè. E stiamo per assaggiarlo. Vai. Vado prima io. Vai. Molto buono come ricordavo. Sente che il caffè è appena macinato, non come una nota catena di caffè che si credono essere bravi barista, ma il loro caffè fa cagare. Molto buono. Gli do un 7.5 su 10. Oh la la. Oh la la. Però ci metterò un po' di zucchero. Allora, diciamo che ok, cominciamo male. Diciamo che non sono amante del caffè bevuto con il latte o non lo so, mischiato con altra roba, però ho voluto tentare così for fun questa tipologia e devo dire che non è proprio il massimo perché è un po' troppo forte il gusto del caffè. Sì, è molto forte, quindi per chi ama i gusti delicati in ambito di caffè non è proprio suggeribile. E quindi direi che nel mio caso, che appunto non mi fa proprio impazzire, quindi direi che no. Per me è un... Sì, la dai un 10. Un caffè ok. Poi sto miele io non lo sento quasi per assaggiare niente. Assaggiare anch'io, perché almeno abbiamo un parere. Cioè, prova il prendo poi. Beh, questo è dolce. Sto coso. preferisco il mio. Il tuo è super dolce. Il mio c'è il latte. E il miele? E il mio come ti è sembrato? Madonna. Cioè? Lasciamo perdere. Amaro? Sì, amaro ok, ma cioè, boh, tipo un caffè cialacquato forte, mi vabbè, sembra. Vabbè, è un americano, cioè non è un espresso.
No, per me è un no, per me è un 5 su 10. Ok. E non lo prenderò mai più. Va bene. E niente, quindi è stato un po' un fail per me e un anche un buon risultato un okay per te. Ok, per me è un 7.5, è un buon risultato. Troppa gente, dobbiamo mettere tutti la mascherina ogni volta. Già. Vabbè ragazzi, ci vediamo nella parte 3 dove andremo a provare. Indovinate un po' che tipo di caffè. Andremo da